tutti cari amici del canale, in questo nuovo video oggi vi porto a fare qualche fotografia e vi mostrerò Auronzo di Cadore, alcuni scorci di questo paese meraviglioso, patrimonio dell'umanità UNESCO, in provincia di Belluno. Farò il giro del lago, mi fermerò a fare qualche fotografia con il mio obiettivo macro e proverò a fare anche qualche scatto che ritrae un po' il paesaggio fantastico di questo luogo magico. Seguitemi fino alla fine e se vi piacciono questi video mettete un like ed iscrivetevi al canale. Trekking fotografici nelle Dolomiti. Ciao a tutti! Guardate che bello che è questo lago, il lago di Santa Caterina di Auronzo di Cadore, patrimonio dell'umanità UNESCO. Potete vedere in lontananza la chiesa di San Lucano, della frazione di Villa Piccola, e sopra lì il monte Aiarnola, visto dalle Dolomiti di Auronzo, quindi dal versante sud. Ora mi trovo in un tratto della magnifica passeggiata che c'è proprio attorno al lago di Auronzo. Da qui si può fare tutto il giro del lago ed ammirare degli scorci e dei panorami veramente incredibili. Questa passeggiata è fenomenale perché si possono fare veramente delle escursioni molto interessanti, si può venire a correre, si può fare una bella gita con la bicicletta, veramente molto bella. Tra l'altro anche molto panoramica e anche molto lunga perché possiamo arrivare addirittura fino a Misurina. Le acque di questo lago sono talmente limpide che ci si specchiano le montagne sovrastanti, guardate che effetto ottico incredibile, bellissimo. Abbiamo il paese che si affaccia sulle rive di questo lago meraviglioso e in lontananza le tre cime di Lavaredo, famose in tutto il mondo. Il paesaggio è un qualcosa di unico e una cosa che a me piace particolarmente fare quando vengo lungo questo bellissimo percorso è assaporare i suoni e i rumori della natura. Qui ci sono tantissimi scorci fotografici molto interessanti. Diciamo che l'ora migliore per venire a fare qualche fotografia proprio in questa porzione di paesaggio è o all'alba oppure durante le ore del tramonto. Poi dipende molto anche dal periodo della stagione in cui ci troviamo a cimentarci con la nostra macchina fotografica. Durante l'estate il sole riesce a lambire le tre cime di Lavaredo e fare una fotografia del paese dal lago con il sole che tramonta in direzione delle tre cime è qualcosa veramente di fantastico, un'emozione da provare almeno una volta nella vita. Guardate qui che ansa meravigliosa, abbiamo questo lago che è tra l'altro popolato di trote fario bellissime e anche di numerosissimi temoli che sono dei pesci molto molto pregiati, sono dei salmonidi veramente molto interessanti. Guardate, qui la stagione è appena iniziata perché è andata via da poco la neve, ma guardate, siamo in primavera e i colori di questo paesaggio sono qualcosa di unico. Provate a pensare, svegliarsi la mattina magari un'oretta prima e fare un bel giro del lago a piedi, fantastico! Guardate questi fiori alla base di questi due abeti, favolosi. Guardate come si sono ambientati in questo habitat veramente meraviglioso. Guardate gli alberi che si stagliano verso il cielo. Questa è una passeggiata che ti migliora la giornata. Avere il privilegio di poter frequentare luoghi così ricchi di serenità e di piacevolezza estetica è veramente qualcosa di impagabile. Ora mi trovo più a ovest rispetto alla zona in cui sono partito da laggiù in fondo, dalla frazione di Villa Piccola dove c'è la chiesa di San Lucano che vi ho fatto vedere prima, e qui abbiamo tutto il lago che si apre, abbiamo lo stadio del ghiaccio, la chiesa di Santa Giustina,
che è la chiesa principale del paese. Poi abbiamo il ponte di Transacqua e dietro a questi abeti imponenti le tre cime di Lavaredo. Fantastico, ci sono dei colori che sono un qualcosa di unico. Tutti questi arbusti sulla destra sono molto interessanti dal punto di vista fotografico. Sarebbe bello riuscire a trovare una giusta composizione andando ad isolare il soggetto per dargli la giusta enfasi. Però se guardate anche le cortecce come sono realizzate e i movimenti che i rami ci regalano all'osservazione, sono sicuramente di grande interesse per uno scatto fotografico. Continuo a trovare numerosissime opportunità di scatto lungo questa bella passeggiata nel lago di Auronzo. Guardate anche qui che spot fotografico. Potrei fermarmi qui, trovare il modo per incorniciare l'immagine e riuscire ad immortalare con uno scatto l'ambiente, enfatizzando i colori, le tonalità, i chiaroscuri e le cromie presenti sulla scena. È incredibile che anche quest'anno, come spesso accade, dall'inverno si è improvvisamente piombati nella stagione estiva. Ormai le mezze stagioni non ci sono più e può succedere che una settimana fa freddo, piove o addirittura nevica e poi magari, come è successo durante questi giorni, i primi giorni di aprile, arriva l'anticiclone e si riesce a fare la passeggiata nel lago di Auronzo con le maniche corte, è veramente incredibile. Ho trovato diversi fiori molto interessanti che ho provato a fotografare. Vi metto a seguire alcune immagini che ho realizzato durante questa escursione con la mia Nikon, spettacolare macchina fotografica che mi regala ogni giorno delle grandissime soddisfazioni, e il 105 Micro Nikkor, ottica fantastica che mi consente di immortalare da vicino i particolari delle cose, creando dei microcosmi, degli scenari e delle immagini diverse dal solito, se non altro diverse da quelle che l'occhio umano è abituato a vedere. Ed ecco una delle viste più belle del lago di Auronzo. Sono nel ponte di Villa Piccola, che adesso vi faccio vedere. Abbiamo lì in fondo le tre cime di Lavaredo e guardate, questo è il ponte dove mi trovo in questo momento e dall'altra parte abbiamo il Monte Tudaio, il lago con la diga e tutto il paese che si sviluppa sulla sua sinistra con la frazione di Villa Piccola. Luogo magico, veramente incredibile, guardate che meraviglia. Fantastico. Ora provo a fare qualche scatto anche di qualche panoramica. Ho portato con me anche il 50 mm 1.4 della Nikon e il 14-24 2.8. Con questa luminosità, avere obiettivi particolarmente luminosi non mi è di gran utilità, però sicuramente ho la possibilità di, volendo, effettuare anche qualche scatto creativo. Vediamo un attimo quello che riesco a fare. Vi metto alla fine del video le foto realizzate di questo panorama pazzesco. Guardate dove sono, è veramente un qualcosa di incredibile. Auronzo di Cadore, patrimonio dell'umanità UNESCO, provincia di Belluno. Iscrivetevi al canale se questi video vi piacciono.
Nel mio canale tratto di trekking nelle Dolomiti e di escursioni fotografiche. AndreaCostaGallery.com, il mio sito internet. Iscrivetevi, condividete il video e mettete un like, mi fareste una cortesia, che così cresciamo come community sul canale YouTube. Ma guardate che chicca, qua abbiamo un prato, abbiamo il paese, abbiamo la chiesa di Villa Piccola e cosa abbiamo qua in mezzo al prato? Un qualcosa di incredibile, guardate. Adesso non voglio avvicinarmi troppo, ma mi abbasso, guardate. Pazzesco, sta riposando in uno scenario che è questo. Guardate cosa fa la natura, che cosa ci regala la natura con una passeggiata in un luogo magico come quello di Auronzo. Guardate, spettacolo allo stato puro. Bene cari amici, prima di salutarvi vi faccio vedere uno dei luoghi che prediligo. Sono lungo la ciclabile e da qui a pochi metri dalla ciclabile c'è il lago. Guardate, ora mi abbasso, abbiamo praticamente il lago che lambisce la ciclabile. È veramente un luogo incredibile, molto ampio, molto aperto, che ci dà poi la possibilità di vedere dritti a noi la diga del lago di Santa Caterina. Ebbene sì, anche per oggi questo video è finito, finisce qui. Io vi saluto e vi ringrazio per averlo visto fino alla fine e vi do appuntamento sabato prossimo in un prossimo video. Non so ancora se farò un qualcosa relativo alla fotografia o un trekking su qualche bella montagna, ma restate sintonizzati. Continuate a seguirmi e su Instagram e su Twitter avete le notizie più aggiornate, più veloci. AndreaCostaGallery.com, il mio sito, andate a visitarlo se volete approfondire i trekking che realizzo e visionare le fotografie in alta risoluzione. Ciao a tutti, buona giornata, al prossimo video.